Le balene sono a tutti gli effetti i veri cantautori dell'oceano, i veri cantautori del nostro mare. Insomma, loro cantano per comunicare, loro cantano per sedursi. Il modo di comunicare è anche molto simile alla musica pop, perché c'è una sorta di ritornello che ritorna sempre in questi suoni che mettono, e dentro il loro suono è contenuta una biblioteca dei nostri suoni. E ci sono una quantità di ispirazioni musicali legate al mondo della natura infinita. Uno in particolare, che è un disco del 1970 di un biologo che si chiama Robert Payne, che decise di registrare questi canti misteriosi delle balene, e diventò un disco sperimentale importantissimo. Puoi Parlo farlo. anche a nome della mia generazione. Io sono abituato a vedere tutto tramite immagine, tutto tramite schermo. Ecco, io posso testimoniare che vedere con gli occhi cosa abita il nostro mare e quanto questo mare stia soffrendo ti dà proprio una prospettiva diversa. Quindi il mio è veramente un invito ad ascoltare gli avvisi che noi siamo abituati a vedere alla velocità di un click. Ecco, dietro quell'avviso, dietro quello scrollare velocissimo, in realtà c'è un'emergenza fortissima che è in attivo nei nostri mari, ed è nostro dovere e compito proteggere chi abita questi mari e il nostro pianeta.